Ciao ragazze, oggi vi faccio un altro face of the day, visto che mi sembra che non sia andato malaccio l'altro che feci quest'estate, quindi ne approfitto per farvi vedere un po' i prodotti che ho usato per il make-up e ne approfitto per farvi vedere la maglia che indosso, che è questa qui, di Sponsored by Happiness. Ovviamente sotto non vi faccio vedere cosa indosso perché ho i pantaloni di pile, sono molto fashion ovviamente sotto. Questa maglietta me l'hanno inviata per valutarla, per provarla, per indossarla in un video magari. A me è piaciuta tanto. Ovviamente non è niente di che, non è un abito da sera, chissà che cosa, però come magliettina per andare a scuola o comunque visto che non è ancora freddissimo. Per la mattina va bene, vestendosi magari con giacca, cipolla, va benissimo, secondo me. Quindi, vi faccio vedere i prodotti. Allora, la base l'ho fatta velocemente, vi dico i prodotti della base perché ve li ho fatti vedere in un altro video che devo pubblicare. Ho usato questi qui, quindi correttore Benecos, cipria Benecos. Correttore La Vera con secca profumi, diciamo, primer Lipo, fondotinta Sien, lo trovate presso tutti i Lidl in limited edition, quindi non so se lo trovate più. Correttore Shiseido qui Natural Finish anzi, volevo dirvi per i profumi, io prima abbastanza prima che iniziasse a conoscere appunto i prodotti bio, usavo questo, mi sembrava magico, fenomenale, ma l'ho finito perché ce n'era poco dentro, perché avevo così tanti brufoli che non sapevo davvero. Ho usato di tutto e di più, diciamo, però 90% prodotti bio, appunto. Questo qui, che è della Garnier, si è cancellata anche la scritta, non è un granché carino, ma rispetto a questo, che secca davvero i brufoli quasi all'istante, e anche questa. Sono ottime. E non credo che qualcuno vi abbia detto di usare una cipria col caolino per seccare i brufoli. Se me l'hanno già detto, fatemelo sapere, sono molto curiosa. Non so, per me l'informazione è una cosa fondamentale. Quindi passiamo al trucco vero e proprio. Make-up occhi. Labbra. Allora, come base occhi ho usato questa, che ovviamente sì, ok, ai siliconi non me ne frega un cavolo perché tanto sulla palpebra mobile non ci sono i pori. Appunto, io non mi dite, ma non usi make-up bio, di make-up mi importa più la prestazione dei veri e propri ingredienti. Ovviamente cerco sempre di fare un bilancio tra ingredienti e resa e uso i prodotti con cui mi trovo meglio, che non mi fanno allergia, quindi niente paura, questa è ottima, la sto finendo il primer e sopra ci ho applicato come azzurro Abracadabra della Duochrome. Questa è una palette in limited edition, ovviamente non so se si può trovare forse su eBay cercando in qualche gruppo, ma nessuno la vende perché è piaciuta tanto, forse qualche cialdino ogni tanto vendono. Poi ho usato la palette Sleek da Monaco, che va una vecchia limited edition. Ho fatto un mix di questo blu scuro con il plum della mia amata Sugar Pill, questo qui, per l'angolo esterno, mentre per sfumare il blu, creare questa sfumatura nella piega, ho usato l'arancione e una puntina di giallo, ma diciamo 90% arancione. Non ricordo il nome, il giallo è Butter Cupcake, l'arancio e Flame Point. Ok. Mentre per sfumare la palpebra fissa con la brow bone, diciamo la zona sotto il sopracciglio, ho usato questo panna, se non erro si chiamava Bamboo. Questo
Oh. Come eyeliner ho fatto mix. Ho usato prima sfumando questo della Kryolan. Questo qui della Kryolan, che mi sta piacendo. E ho applicato l'eyeliner sputtanato che uso sempre della Essence. Questo è il secondo, il terzo che compro. Fa delle linee molto precise. Mi chiedete sempre, ma che eyeliner usi? Questo qui è quello con cui mi trovo meglio di tutti. Anche quelli in gel, sia della Essence che questo della Kryolan, sono molto buoni. E sotto, per sporcare le ciglia, ho usato questa matita blu della Essence. Il numero è Cool 11, Cool Breeze, non so se è più in commercio perché le rismettono ogni tanto. E sulle ciglia ho applicato prima mascara di Whimperell. Questo è fenomenale perché ovviamente non si vede niente, però magari vi metto una foto senza ciglia, degli occhi senza ciglia finte con questo e l'Eye Love Extreme, che mi sta finendo ma funziona ancora. Mi piace tanto, si vede la differenza rispetto a quando metto la base o non la metto, perché fa sia da guida sia da amplificatore, non so, del colore, di lunghezza, mi aiuta tantissimo. Poi, per pulire la parte finale della matita blu e non creare stacchi, cioè, avevo usato questa matita color carne che ho da tanto tempo della Cinecittà, il tappo è distrutto, un po' crepata, però è ottima. Come rossetto, ho fatto un bel mix di rossetti, ho usato tre rossetti Elf che ho preso da pochissimo. Captivating. Un arancio molto chiaro, cupo. Questo qui che è Flirt Issues, che mi è appena caduto per terra e si è spezzato. Se sapete un metodo per rimetterlo senza deportarlo, per favore me lo dite. Ok. Alla fine ho applicato sopra il sociable. E ho creato questo color rosa corallo, non molto scuro, non troppo chiaro, diciamo, che bilanci occhi e labbra, perché le labbra totalmente nudo, oppure molto forti, con tocchi colorati, non mi piacciono tantissimo, a meno che non sia tipo un bel fucsia, di solito non mi piace tantissimo. Come ciglia finte, ho applicato quelle dell'Allure, le Oh My di Katy Perry. È appena passato il corriere, ho dovuto interrompere. Cosa stavo dicendo? Quindi dicevo, le ciglia finte Oh My della Katy Perry si trovano presso gli OVS. Sono davvero ottime, professionali. Mi piacciono tanto, sono molto più facili da applicare rispetto a quelle cinesi che sono carine, sì, 1 euro. Io ammetto di usare prevalentemente quelle, però la qualità si vede, si sente, non ho dovuto nemmeno tagliarle. Perché sono spettacolari, sono della giusta lunghezza dell'occhio, non esagerate. Hanno una colla ottima all'interno, la prima colla che sono riuscita ad utilizzare. Mi pare che non mi sono trovata bene nemmeno con la colla di un paio di ciglia professionali della Mario Giussani, però le ciglia sono ottime, ma la colla no. Ed è davvero colla, non mi sacca le ciglia, non mi fa leggera, l'ho usata già un paio di volte. E non vedo l'ora di provare queste qui, le Sweetie Pie, che sono le più naturali. Diciamo che sono un paio da sera, queste qui, e un paio da giorno. E ci sono anche altre, anche altre un po' più naturali, tipo come queste, ma diverse. Sono la Ooni, se non sbaglio. E c'è un altro paio che non mi ricordo come si chiamano. Comunque, ovviamente conosciamo tutti i look bellissimi di Katy Perry, mi piacciono tanto le ciglia finte che usa, quindi non poteva che fare una bellissima collezione, secondo me. Un bacione, al prossimo video, anzi, si sono spezzate quasi tutte le unghie. Ho usato uno smalto di una collezione vecchia della Kiko, che però non fa tantissimo effetto olografico, non è un granché.
Quelli della Laila sono più belli da quello che ho sentito dire. E niente, quindi le unghie ci sono ancora. Un bacio nel prossimo video, ciao!